Le imprese straniere di cui Prato è ricchissima sono le grandi assenti del premio Santo Stefano dedicato alle aziende che hanno saputo coniugare profitto ed etica. In 9 anni sono stati selezionati sempre e solo nomi italiani, nonostante recentemente il comitato promotore abbia tentato di allargare la partecipazione introducendo la possibilità di autocandidatura. Ad oggi di imprenditori stranieri, in particolare cinesi, neanche l'ombra. Un'assenza sottolineata con rammarico dal presidente della Fondazione Cassa del Risparmio di Prato, Franco Bini, stamani durante la presentazione della cerimonia di sabato prossimo. A suo avviso non si tratta di mancanza di requisiti, bensì semplicemente di disinteresse. Forse che anche i dipendenti italiani delle aziende straniere si preoccupassero di segnalare l'azienda nella quale lavorano, se ritenuta meritevole di questo premio. Probabilmente non sono molto interessate, bisogna anche avere il coraggio di dire forse badano ad aspetti molto più pratici, il profitto, il successo della propria azienda, eccetera. Però penso anche che nella grande quantità di aziende ci possa essere anche qualcuna sensibile a questo argomento. Credo che con il tempo potrebbe diventare un'opportunità anche per la città.